21 agosto 1862. Nasce a Verona lo scrittore Emilio Salgari. A 20 anni pubblica il suo primo racconto, I selvaggi della Papuasia, in 4 puntate su un settimanale milanese. Nel 1883, a soli 21 anni, Salgari riscuote grande successo con il romanzo La tigre della Malesia. È l'inizio di una fortunata e prolifica produzione letteraria su avventure in paesi che Salgari non ha mai visitato. Muore nel 1911 a 48 anni.